Questo sarà un video breve e conciso perché sostanzialmente tutto quel che devo dire lo posso riassumere con questa frase. Se cercate delle cuffie buone, con un'ottima qualità sonora, che costino meno di 50 euro, compratevi queste Tribit X3 Tune. Benvenuti amici di smartworld.it, parliamo ancora una volta di Tribit o Tribit o chissà come si pronuncia, che è questa azienda cinese semi sconosciuta che ha un sito bruttissimo ma che mi aveva già stupito una volta per la qualità audio di un suo prodotto, di uno speaker da 30 euro, trovate la recensione su mobileworld.it e questa volta invece vi parlo di queste cuffie X3 Tune che anche queste mi hanno veramente stupito perché suonano incredibilmente bene per la fascia di prezzo. Costano 45 euro su Amazon ma le trovate anche ogni tanto a qualche euro in meno, diciamo che una volta al mese circa le trovate scontate di un paio di euro e sono veramente ottime in relazione al prezzo che costano e anche a prima vista, così guardandole e toccandole con mano, si percepisce subito che sono cuffie di buona qualità nonostante il prezzo appunto ridotto. Sono solide, sono ben fatte, l'arco è abbastanza flessibile, si può allungare, l'interno è in metallo mentre il resto ovviamente è in plastica, i padiglioni si muovono leggermente per adattarsi alla forma delle orecchie. L'unica cosa che mi ha un po' fatto storcere il naso dal punto di vista della qualità costruttiva sono i pulsanti per alzare e abbassare il volume e sulla parte opposta quello per accendere, spegnere, mandare in play, pausa, eccetera, che sembrano un po' cheap, non mi hanno fatto impazzire, diciamo così, nella risposta al click, ma davvero stiamo andando a guardare questioni di lana caprina perché, ripeto, sono delle cuffie che costano 45 euro. L'imbottitura in similpelle è molto comoda, in generale le cuffie sono molto comode, le ho tenute 8 ore al giorno, praticamente tutti i giorni, nelle ultime 2 settimane forse qualcosa di più e rarissimamente le ho tolte dalla testa perché sono veramente tra le cuffie più comode che mi sia capitato di provare, specialmente nella fascia di prezzo bassa. Dicevo prima che le cuffie si possono allungare per essere adattate ovviamente alla forma di ogni testa, ma si possono anche ripiegare perché nella confezione di vendita, questa qui, troviamo non solo il jack audio e il cavetto micro USB che vabbè sono scontati, ma anche questo case semirigido per riporre le cuffie che all'interno ha anche questo spazio qui in cui portare il jack audio. Quindi quando le dovete portare in giro potete infilarle nel loro astuccio e comodamente mettervele nello zaino. Ma al di là della dotazione di vendita, al di là della qualità costruttiva che è molto buona, il motivo per cui vale davvero la pena comprare queste Tribit X3 Tune è la qualità audio che è veramente ottima. Il suono è ricco, è pulito, ha un profilo audio quasi flat, nel senso che nessuna delle frequenze è particolarmente privilegiata, forse leggermente gli alti, ma secondo me è una scelta positiva, anche interessante, perché privilegiare gli alti non è banale come scelta di design audio. I bassi hanno una buona estensione, anche a volume massimo non gracchiano, non sono eccessivamente pompati, ma per me questo è un bene perché se riesci a fare delle cuffie che hanno dei bei bassi presenti e che non sono inutilmente pompati andando a coprire le alte frequenze, per me è sicuramente un vantaggio. Mi rendo conto che questa recensione pare quasi una televendita, in realtà non me ne frega nulla se le comprate o meno, ma io non posso far altro che dirvi che per meno di 50 euro queste Tribit X3 Tune sono veramente un best buy. Se poi riuscite a trovarle addirittura in offerta lampo a 38 euro giù di lì, come le ho viste ogni tanto su Amazon, compratele assolutamente senza pensarci 2 volte. Cosa non mi è piaciuto? Perché sì, ovviamente qualcosina che non mi è piaciuto c'è. Non mi sono piaciuti i tasti, come dicevo prima, che sono sicuramente la parte più cheap di questo dispositivo, comunque quelli che presentano la qualità costruttiva peggiore rispetto al resto, ma non è nulla veramente di così grave. Non mi è piaciuto il fatto che la versione del Bluetooth è solo la 4.1, che è piuttosto vecchia. Questo cosa implica? Nulla di troppo grave in realtà, principalmente che non vi potete allontanare troppissimo dallo smartphone o dal computer se le state utilizzando tramite Bluetooth, ma soprattutto implica il fatto che l'audio e il video potrebbero non essere sincronizzati anche perché manca il supporto ai codec APTX. Ora, io ci ho guardato anche una serie su Netflix, ci ho guardato video su YouTube e in realtà
non ho avuto grossi problemi di latenza audio, però dovete tenere presente che guardando solo le specifiche potrebbero capitare, perché non ho trovato scritto da nessuna parte che supportino lo standard aptX di Qualcomm. Altra cosa che non mi ha fatto impazzire: sul jack audio non c'è il microfono, quindi il microfono potete utilizzarlo solo se le collegate via Bluetooth. Devo dire che la qualità del microfono per le chiamate non è niente male, ho visto veramente molto di peggio, nulla di eccezionale, ma davvero niente male. A proposito di aptX, mi è venuta in mente una piccola curiosità che voglio condividere con voi. Cercando online di queste cuffie, scandagliando nelle parti peggiori dell'internet, ho trovato un commento che diceva, che accusava sostanzialmente Tribit di aver eseguito un rip-off delle cuffie Anker da 100 euro, adesso non ricordo come si chiamino di preciso, ma le trovate facilmente su Amazon, che devo dire effettivamente gli somigliano molto molto a queste Tribit X Free Tune, e quelle sì supportano la PTX. L'accusa sostanzialmente era che Tribit si fosse rivolta alla stessa fabbrica che produce le cuffie di Anker, abbia chiesto di produrre delle cuffie identiche, ci abbia schiaffato su il suo logo e abbia eseguito una equalizzazione audio diversa, che secondo me è possibile, ma non è neanche così grave. Credo che in Cina tutto ciò sia abbastanza tollerato, e soprattutto chi se ne frega, se Tribit riesce a venderle alla metà del prezzo di Anker, io non posso far altro che dirvi: compratevi queste Tribit X Free Tune. Per questa video recensione è tutto. Come avrete capito, a me queste Tribit X Free Tune mi sono piaciute moltissimo, ve le raccomando senza dubbio nella fascia di prezzo, e secondo me se vi interessa solo ed esclusivamente ascoltare musica, quindi quel che vi interessa principalmente è la qualità sonora, potete considerarle e compararle anche a cuffie che costano tranquillamente 3 volte tanto, senza troppi problemi. Quindi io ve le raccomando. Prima di chiudere questo video e andarvi a comprare le cuffie su Amazon, un'altra cosa che vi raccomando è di mettere un mi piace e iscrivervi al canale se ci state guardando da YouTube. Io sono Giuseppe Tripodi, vi do appuntamento alla prossima video recensione qui su smartworld.it. Ciao!